Ciao a tutti e bentornati in Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi, in cui parleremo, per chi non l'avesse mai vista, mi auguro siate in pochi, in cui parleremo dei progetti che hanno riscosso maggior successo, che sono stati più interessanti, ma soprattutto anche quello che ha avuto più mi piace durante il mese di febbraio. Ebbene sì, quindi non parliamo più delle foto dei progetti pubblicati sulla pagina di Facebook Meglio di Maglie, ma bensì sul solo, unico ed ufficiale gruppo Tessiland. Iniziamo subito con il primo progetto di oggi, non prima ovviamente della sigla, che già anticipa qualcosina, ma vediamola. Il primo progetto di quest'oggi è di Rita Memolo, che ha realizzato questa borsa con il Tai Sublime Cuoio, Uncinetto 3,5, Fibbia Saturno Corno e tracolla borsa Miss Coccodrillo Luxe Cuoio. Ci ha inviato anche un vocale con delle foto delle ultime creazioni che ha realizzato grazie ai prodotti Tessiland, e quindi ascoltiamo questo vocale, guardiamo e ammiriamo le sue creazioni. Ciao a tutti, io sono Rita e ho 54 anni, sono di Salerno. Ringrazio Tessiland per avermi contattata per parlare del progetto borsa che ho pubblicato sul gruppo Tessiland, che è piaciuto anche a voi, e ringrazio anche voi naturalmente. A me piace molto il fai da te, soprattutto applicato al mondo dei bijou, inizialmente applicato solo al mondo dei bijou, che ho, come dire, approfondito con la Mamu, che già conoscevo. Poi ecco, mi sono appassionata anche alle borse e da lì non le lascio più. Mi piace crearle per me, mi piace crearle per le amiche che me lo chiedono. Ho infatti anche una pagina creativa dove posto tutti i miei lavori. La borsa nasce proprio dall'esigenza della richiesta di un'amica, e lo spunto l'ho preso da una foto su Pinterest. Volevo ricreare questo modellino carino di forma trapezoidale, l'ho lavorata tutta a punto basso con il Tai Sublime scelto nel color cuoio con l'uncinetto 3,5, e ho lavorato a pannelli tutto a punto basso, partendo da una base piccolina 20x8 e poi appunto ho lavorato laterali e pannelli che ho irrigidito e foderato. Ho unito alla patta una fascetta che accoglie la fibbia. Quella che ho scelto è la Saturno Corno, perché era proprio del colore giusto, e per dare un tocco di luminosità ho scelto la tracolla Miss Coccodrillo Luxe Bronzo, che ho agganciato alla base perché risultava un po' lunga e mi sembrava carina l'idea appunto di agganciarla alla base della borsa, fermata poi con dei passanti che ho cucito sempre a punto basso. Io vi saluto e vi ringrazio. Ci vediamo sul gruppo per una prossima creazione. Vi ammiro, siete tutte bravissime. Ciao a tutti, grazie. Bene, adesso posso... Un attimo. Scusatemi. Scusate, devo interrompere. Devo interrompere un attimino perché mi chiamano dalla regia. Mi dicono che devo passare la linea a loro. Scusatemi, è la prima volta, però insomma, evidentemente devono dire qualcosa di importante. Ascoltiamo. Sì, grazie. Allora, c'è una notizia che dobbiamo dare che è importantissima, vale a dire che il Tai Sublime sta andando a ruba. Ebbene sì, essendo un filato che è il massimo del comfort per la realizzazione di borse 100% made in Italy, è uno ormai, se non il più acquistato all'interno del catalogo Tessiland, e quindi volevamo comunicare che appunto sta andando a ruba, ma volevamo dire allo stesso tempo di poter stare tranquilli, perché essendo un prodotto in esclusiva di Tessiland
possiamo garantire la continuità dell'articolo e anche dei relativi colori, tenendo d'occhio ovviamente sempre il numero di partita, e ricordare che è presente anche nella versione sfumata e con il lurex. Quindi insomma, ecco, state tranquilli, però occhio. Ecco, era una comunicazione doverosa, a te la linea. Vabbè, insomma, ecco, una notizia sicuramente molto importante che ha interrotto il tutto, ma adesso andiamo avanti con il secondo progetto. Adesso invece parliamo del secondo progetto di oggi, che è di Cristina Barzaghi, che ha realizzato invece questo maglioncino con il bravissimo lurex Panna, lavorato con un uncinetto, pensate, 5,5. Cristina ha scelto questo colore perché ama i colori tenui, d'altronde insomma è un colore che si abbina un po' ovunque. Ha utilizzato un tutorial ma non si trovava bene con le misure e quindi ha avuto un po' di difficoltà, ma alla fine, facendo anche un po' di testa sua, ce l'ha fatta ed il risultato è notevole. Una volta terminato il lavoro ha provato una soddisfazione immensa, ovviamente. Le misure corrispondono ad una taglia 42 ed ha utilizzato meno di 500 grammi, all'incirca 450. Punto alto e punto puff. E ha dato anche un consiglio. Consiglierebbe senz'altro il bravissimo lurex per realizzare maglioncini o comunque capi esterni, meno per scaldacolle, quindi a contatto diretto con la pelle. Le abbiamo chiesto come è nata questa sua passione per l'uncinetto e lei ci ha detto che sin da piccina sua mamma lavorava con uncinetto e la nonna con i ferri, quindi una grande esperienza alle spalle. Faceva piccoli vestitini per le Barbie con l'uncinetto e stoffe. Quando era in gravidanza ha fatto dei maglioncini per la figlia, poi dal 1988 al 2014, quindi per un bel po' di anni, non ha lavorato più ed ha ripreso invece nel 2014, quando sua mamma insomma non c'era più. E ha iniziato con amigurumi e l'aiutava a non pensare, e questo insomma, ecco, è sicuramente un bel modo per ricordarla, è una sorta di filo che si tramanda, di filo che le unisce, di passione condivisa che non interromperà mai alla fine un legame tra madre e figlia. Quindi Cristina ha un bellissimo messaggio, porta avanti ovviamente questa passione. A tal proposito però, se vi è piaciuto questo progetto, oltre sicuramente insomma alla storia di Cristina, ma avreste bisogno di un tutorial invece da seguire, voleste realizzare un maglioncino con un bravissimo lurex, vi consigliamo questo tutorial della Fata Tuttofare, in cui ha utilizzato il bravissimo lurex grigio chiaro ed è quello che state vedendo, Tresop Top Down con trecce. Uno spunto sicuramente molto interessante per tutte coloro che vogliono realizzare come Cristina un maglioncino con il bravissimo lurex. Passiamo invece al terzo progetto di Rosa Maria Primavera, che ha realizzato questa borsa a rete con il tornado, un ago da tira lana, tira fettuccia e ovviamente insomma la rete. Un attimo. Niente. Ci interrompono di nuovo. Vabbè, magari anche adesso ci daranno qualche altra notizia importante. Dicono che è fondamentale. Ok, vai Vale, a te la linea. Sì, grazie, scusateci, richiediamo di nuovo la linea perché sono in tanti al servizio di assistenza che molte volte non sanno come realizzare una borsa su rete e quindi proprio per questo è fondamentale dare questa informazione. C'è un tutorial realizzato da Cristiana Rossi in cui si parla proprio del ricamo su rete canvas. Infatti il tutorial si chiama Ricamo su rete canvas, bargello e dintorni, in cui avrete tutte le notizie utili per realizzare anche voi la borsa su rete. Era un'altra informazione molto importante che meritava ovviamente la linea, no? A te la linea. Beh, senz'altro uno spunto molto interessante per tutte coloro che volessero magari realizzare una borsa su rete. Brava Valentina, interrompici quando vuoi, per informazioni utili come queste. Va bene, interrompici. Ma torniamo a Rosa Maria. Ci ha raccontato che la realizzazione di questa borsetta è stata una sfida con se stessa, nel senso che ne ha realizzate tante monocolore, ma lei voleva realizzarne una con più colori e a quadretti. Ha utilizzato questi colori che sono il nero, il beige e il rosso, che sono molto bene accostati ovviamente. Ha dovuto calcolare bene i fori a disposizione per realizzare le giuste righe e quadretti. La sensazione che ha provato una volta finita è stata davvero di grande soddisfazione e un assoluto relax. Infatti si è detta brava, ce l'hai fatta, giusto? Ogni tanto i complimenti a se stessi vanno fatti. La borsa misura 26x18x6, praticamente la rete preformata, la versione diciamo più grande. Ha utilizzato comunque meno di una rocca di ogni colore per realizzare tutta la borsa, solo il mezzo punto, e ha detto che anche che dopo aver provato tanti filati, il tornado è sicuramente uno dei migliori in quanto piatto e copre bene la rete. D'altronde il tornado ha un diametro dello spessore di
di circa 2,3 mm, che con una rete con il foro da 3 o 4 mm potrebbe comunque, insomma, coprire abbastanza bene. Altrimenti, lo sapete, con le fettucce Pandoro Queen o tagliatelle avete la certezza che con un singolo passaggio tutta la delimitazione dei fori possa essere perfettamente ricoperta. Ma torniamo a Rosa Maria. Abbiamo chiesto anche a lei di raccontarci qualcosa di sé e ci ha detto che ha 52 anni, vive a Guardavalle, un paese in riva al mare in provincia di Catanzaro, ma è di origini lucane. Si è appassionata alla realizzazione di borse e gioielli da oltre 10 anni perché, insomma, ecco, in assenza di lavoro bisogna inventarsi qualcosa, sia per non morire di noia sia per sentirsi ovviamente realizzata. Poi, grazie a tutti i commenti e agli apprezzamenti meritatissimi che ha in estate durante le esposizioni nel villaggio vacanze, insomma, ecco, l'aiutano senz'altro. Ha scoperto Tessiland leggendo nei commenti di un gruppo di uncinetto che lo consigliavano per la qualità dei materiali e per l'assenza di spese di spedizione con ordini pari o superiori a 19 euro. Brava Rosa Maria, furba Rosa Maria, brava. E passiamo adesso alla foto che ha ottenuto più mi piace. Qual è stata secondo voi? Difficile capirlo e anche per me è difficile trovarlo, ma scovando tra i tantissimi progetti che avete pubblicato sul gruppo Tessiland di Facebook l'ho trovata. È lei, Floriana Vitulli, che ha realizzato questo maglioncino con il Gloria. Il tutto è lavorato con uncinetto. Ci ha inviato un vocale con delle foto, una sorta di video, e quindi guardiamolo e ascoltiamolo insieme. Ciao a tutti, mi chiamo Floriana Vitulli e vivo a Mola di Bari, un bellissimo paese sul mare in Puglia. Sin da piccola l'uncinetto e la maglia sono state la mia passione. In questi ultimi anni, grazie ai video tutorial, ho imparato tantissime tecniche, soprattutto per realizzare le borse, che adoro. Poi ho imparato a realizzare anche maglioni, vestiti, accessori, che di solito facevo solo a ferri. Ma devo dire che l'uncinetto è il mio grande amore, perché mi rilassa, mi dà la possibilità di concretizzare progetti che nascono dalla mia creatività e ciascuno di loro rispecchiano la mia personalità. Il gruppo Tessiland è fantastico perché oltre ai prodotti di qualità e il servizio eccellente, mi piace il clima familiare che hanno saputo creare instaurando un rapporto diretto con noi. Infatti mi piace tanto seguire le loro dirette e tutto ciò che propongono. Ringrazio tutte le amiche del gruppo Tessiland che hanno cliccato i like sul mio maglioncino. È stata davvero una grande gioia e soddisfazione. È davvero bello condividere con voi questa bellissima passione. Che dire, grazie a tutti di cuore, e grazie a Tessiland soprattutto e un bacio a tutti. Ci ha raccontato che ha realizzato questo progetto perché non aveva mai fatto il punto canestro. Per le amanti della fata tuttofare, punto canestro potrebbe suscitare qualcosa. Ha visto la diretta della fata, che segue sempre e ne è innamorata. Ha scelto il colore lilla perché è il colore preferito. Il filato Gloria è davvero una coccola, anche nel lavorarlo è molto caldo e non ha nulla da invidiare a filati più pregiati che hanno costi stellari. Ha utilizzato quasi 7 gomitoli per realizzare la creazione che vedete, non ha trovato nessuna difficoltà, cosa che poteva riscontrare in quanto il progetto che ha seguito è in realtà senza maniche. Vediamo se riuscite a capire di quale tutorial stiamo parlando. E infatti è riuscita a realizzare queste maniche facendo 2 diminuzioni ogni 10 cm fino ad ottenere la circonferenza polso desiderata. Ha realizzato in realtà diversi maglioncini e quindi ha applicato le sue conoscenze, nel senso era capace comunque a completare il progetto. Al lavoro finito sono stata molto soddisfatta e quando l'ho indossato mi stava a pennello e noi lo confermiamo. Tutti mi hanno fatto i complimenti per questo maglioncino, sia per il colore, che è meraviglioso, e per il punto canestro, davvero molto particolare. Quindi avete capito di quale tutorial stiamo parlando? Qual è il tutorial che ha dato spunto a Floriana per realizzare questo maglioncino? Punto canestro, fata tuttofare, Gloria, lei in realtà ha utilizzato il carta da zucchero? E vabbè, ve lo dico io allora. Top down per tutti, maglione azul, insomma, ecco, come vogliate chiamarlo, punto canestro. E la puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Mi auguro senza altre interruzioni, ma credo che forse anche nelle prossime puntate la regia, insomma, ha deciso di prendere un po' piede. Magari mi fate sapere cosa ne pensate, perché se vi dà fastidio evito di farmi interrompere e non do retta. Se invece può darci degli spunti utili, è bene ogni tanto farla parlare.
parlare. Detto ciò, vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube, di attivare la campanella, così da essere avvisati ogni volta che ci sarà qualcosa di nuovo su YouTube, dalle dirette ai condivision, ai news, ai reel, ma di seguirci anche su tutti gli altri social, vale a dire Facebook, quindi sia sulla pagina Meglio di Maglia che sul gruppo Tessiland, Instagram, Pinterest e TikTok, di leggere i nostri articoli sul blog, di commentare qui sotto il video, di cliccare quel bel pollice in su, alla fine un click non vi costa nulla, ma a me fate tanto piacere. Altre interruzioni? Non ne ho? Ok, si conclude qui la puntata di Tessiland Condiviso. Noi ci vediamo quindi il prossimo mese per vedere i progetti più interessanti, più cliccati, con più mi piace del mese, questa volta di marzo. Chi sarà? Lo scopriremo la prossima puntata di Tessiland Condiviso. Ciao!